io ho iniziato subito, devo dire da assolutamente a 13, 12, 13 anni ho cominciato a pensare di voler fare lo scultore. Non so se è stato perché ho vissuto in questa casa gli anni dell'infanzia e in questa casa costruivano degli strumenti musicali, quindi vedere questi strumenti musicali che venivano fatti pezzo per pezzo, assemblati con materiali diversi e che poi questi strumenti avevano l'unico scopo quello di creare un suono. Non so se è stato quello, ma ho sempre avuto la passione per realizzare qualcosa attraverso la materia. Forse un'altra fortuna è stata quella di vivere a Brera, gli anni di Brera, nei primi anni 60, quando Milano aveva veramente una capacità di mettersi anche a disposizione di chi voleva fare l'artista. Insomma, trovavi gallerie, trovavi artisti, trovavi collezionisti, gente che guardava con interesse anche quello che faceva un ragazzo. Io guardavo più che altro agli artisti che allora erano sul piano della scultura, erano quelli emergenti ed erano, a parte il caso di Giacometti, che era già importante all'estero, ma in Italia era ancora relativamente poco conosciuto. Ma per esempio tutti gli artisti inglesi, da Anthony Caro in poi, che erano quasi sconosciuti in Italia, ecco, io ho avuto la fortuna di incontrarli, di trovarli subito e quindi di seguire un certo tipo di, tra virgolette, nuova figurazione che si faceva allora. Le opere di Alberto Ghinzani sono evocative. Con la poesia condividono uno sguardo essenziale sul mondo. Non a caso questo artista ha scritto versi concepiti come appunti, ma autonomi e originali. La partenza è sempre la materia, che raffinata ritrova forme archetipiche. A scatenarli la complessità dell'esperienza, una sintesi che modifica lo spazio e inserisce nel paesaggio tracce dell'uomo e del suo agire. Così, infatti, i versi dello scultore. Scava in quel bianco, scava se puoi la tua sete di reliquie, la mano scava nell'accumulo di nude crete, di terre svenate, di aridi smalti deposti sull'ocra spento dei rovi, nell'ultime riemerse voragini dal fondo. Dicono che le mie sculture sono astratte, io veramente non me ne rendo conto. Io parto sempre da un dato che è reale, è un dato che può essere legato agli oggetti più comuni che ci circondano, oppure a degli spazi dove viviamo, lo spazio del quotidiano, oppure degli oggetti, delle forme della natura, che poi è sempre anche quello uno spazio in cui vive l'uomo. Trovo che sia poi rispondente a quello che è stato fatto in tutta la scultura del Novecento. Ecco, cercare sempre di portare la scultura non in uno spazio alto, elevato, nobile, se vogliamo dire, ma in uno spazio più legato alla quotidianità.
l'oggetto scultura è quello che crea, che modifica lo spazio. E lo modifica secondo di quanto ci si mette dentro di proprio, di io, del proprio io. E quindi il proprio io è tutto quello che si porta dietro, tutto il bagaglio di cose che si portano dietro nella vita. Hanno dei tempi lunghissimi perché restano poi nello studio magari per anni, vengono ripresi, modificati e non solo, ma altre volte sono diverse sculture che confluiscono in una forma unica.